a tutte, bentornate sul mio canale. Oggi unboxing di Bead Park. Non si era più visto, ma è tornato. Vi ricordo il codice sconto. Scusate, è tutta stropicciata, ma è arrivata così. Questo qui che trovate anche nell'info box tranquillamente per avere il 3% di sconto. E questo è tutto ciò che ho scelto. Adesso lo andremo a vedere. Comunque, come vi dicevo, ogni riferimento non è puramente casuale. Ogni riferimento lo trovate nell'info box, quindi non ci sono problemi. Cominciamo subito. Partiamo con questo ciondolo. Vi mostro il codice. È un ciondolo di lava rossa. È un solo pezzo e misura 55x31. Questo, come l'ho visto, mi sono innamorata e ho voluto prenderlo. Eccolo qua, guardate che splendore. È meraviglioso con questa lava. Stupendo. E poi anche il portaciondolo, come vedete, quindi è pronto da rendere a collana. È stupendo, mi piace un sacco. E questo è il codice. Poi ho scelto dei cuori sempre di lava. Guardate che belli. Anche questi, come li ho visti, me ne sono innamorata. Misurano 20x20 ciascuno e il loro foro è di 1 mm. Sono in tutto 20 pezzi. Guardate che spettacolo. Bellissimi. Belli. Mi piacciono un sacco anche questi qua. La lava a me piace un sacco. Questo è il codice. Poi abbiamo scelto anche delle goccine. Delle goccine in vetro piccine. Questo è il codice. E queste goccine misurano 7 mm e mezzo per 6. Il foro è di 1,2 e sono 80 pezzi. Wow, 80 pezzi a filo. Wow, ah sì, sono più fili, ecco. Aspettate un secondo, che metto in ordine per cercare di capire quanti fili sono e darvi delle informazioni. 3, 4 e 5. Ok, sono 5 fili, quindi ciascuno da 80 pezzi. Quindi 5 per 8, 40 sono 400 goccine. Guardate che sbrilluccichio. Wow. Bellissime queste qui. Sono piccine. Guardate che meraviglia. Stupende, potrei stare tutto il giorno così. E questo è il codice. Poi ho scelto anche delle perle di fiume. Queste qui misurano circa 7 mm e il loro foro è di 0,8. Non ho segnato quante sono, ma comunque direi una trentina. Questo è il codice. Volendo possiamo anche non tirarle fuori. Sono molto belle. A me piacciono un sacco le perle di fiume e tutte le cose, insomma, naturali che sono di forma anche naturale, nel senso che non sono lavorate, sono stupende. Poi ho preso anche un altro pacchetto, stavolta più grandi. Sono parecchio più grandi, misurano 10 mm, il loro foro è sempre 0,8. Cerco sempre di non sceglierle troppo con un foro troppo piccolo, altrimenti magari anche un chiodino, ad esempio, non passa. E quindi anche queste sono di varie forme, come vedete, super irregolari. Bellissime, queste sono un po' più grandi. Anche di queste non ho segnato la quantità, comunque sono un bel po', come vedete. Poi abbiamo la catena. Questa catena qui, che è appunto in oro,
e acciaio. È misura 5x08 ed è un metro, come c'è scritto anche qua. Questa magari la apriamo, ma è molto molto semplice. Come vedete, sembrano semplicemente degli anellini uniti. È super semplice. Volendo la potremmo riutilizzare anche come anellino proprio. Invece di avere la catena, utilizziamo gli anellini anche perché è acciaio, quindi. E poi un'altra catena sempre in acciaio dorata, misura 12x5 ed è un metro anche questa. Eccola qui. Se non ricordo male, è non saldata anche questa. Sinceramente non riesco a capire adesso. Sì, è non saldata, meno male, perché ogni volta è un pasticcio con quelle saldate. Bellissima questa, mi piace un sacco la lavorazione che ha, vedete, con un anello più grande, questi a forma di infinito, uno più grande a forma di infinito e prosegue così. La trovo molto molto elegante. E un dorato scuro, anche perché, a parte che in videocamera sto vedendo che appare più scuro di quello che è, non è così scuro in realtà, però essendo acciaio, l'acciaio rimane un po' più scuro, e anche se non vuol dire, perché tante volte è come, guardate questo esempio qui proprio, queste sono delle monachelle in acciaio color argento, misurano 17 mm, sono 10 pezzi. Le ho prese anche dorate già più volte perché piacciono un sacco e le ho volute scegliere anche argento perché vedete sono semplicissime, hanno semplicemente questo dettaglio qui che a me piace un sacco e quindi le ho volute prendere anche argento perché comunque tanti clienti non vogliono perni o cose un po' impegnative. Magari vogliono una semplice monachella e almeno questa ha insomma un dettaglietto che la rende un po' più elegante e carina. E niente, questo era tutto ciò che ho scelto da Bead Park. Vi ricordo quindi il codice sconto del 3%, comunque trovate tutto nell'info box. Vi mando un bacio, mi raccomando, peace and love e ci vediamo al prossimo video. Ciao!